Scusi, mi dispiacerebbe se per quest'ultimo giro facessimo rientrare in gioco il mio amico Lele? Insomma, siamo amici da tanti anni, mi dispiacerebbe chiudere la serata con degli screzi tra noi. Grazie. Un mazzo nuovo? Senta, io conosco abbastanza bene la sua situazione finanziaria e so benissimo che lei non può permettersi di giocare oltre quello che sta perdendo. Come non posso permetterlo? Perché? Senza nessuna garanzia. Lei a questo tavolo non può continuare a giocare. Come senza nessuna garanzia? Scusi, ma ho uno dei migliori cinema di Milano, loro lo sanno tutti. Come senza nessuna garanzia? Ma l'immobile non è suo. Ma che c'entra l'immobile, scusi? Poi lei come lo sa? L'immobile non è suo, non è così. Beh, l'immobile non è mio, ma non ha nessuna importanza l'avviamento, la gestione delle attrezzature. Valore? Ma che ne so, sarà più di mezzo miliardo, ma lo sanno anche loro. Ma lo chieda loro, scusi. Lei conferma quanto il signore dice di possedere? È chiaro che confermo, certo. Certo che lo confermo, poi lo sanno tutti. È nel cuore di Milano, no? Sì. Bene, allora mi scusi. Possiamo continuare. Continuiamo. Quante poste vuoi? Mi metti alla sua altezza, per favore. Va bene. Due milioni. Sì. 10 milioni. No. Beh. Carte. Servito. Permettere. $50 milioni. Per 5. Dai, vieni via, Franco, vieni via, ti vuoi far giocare 250 milioni, tutto quello che hai, capisci, tutto il cinema, Franco. Lasciala in pace. Ma come lasciala in pace? Non vedi che ci sta pensando? Lasciala in pace e mettiti seduto. Ci sta pensando? Vuole rovinarsi definitivamente, voi sarete i suoi amici, belli amici. Senta, la prego di uscire immediatamente. Va bene, io me ne vado. Franco. Franco, vieni via. Cosa ha deciso di fare? Una decisione molto difficile. Le possibilità sono due. Tre. Non fa parte delle regole del gioco, ma essendo io vincente, glielo offro. Lei non sa quanto bene mi abbia fatto vederla battuta. Non può capirlo. È per questo che mi sento di poterle offrire una terza strada senza che nessuno abbia qualcosa da obiettare. Può alzarsi e infilarsi il cappotto. Risalire sulla sua auto e andarsene. Senza aver perduto nulla. Cioè lei mi abbonerebbe tutto? Non è regolare forse, ma a Natale voglio fargli questo bellissimo regalo. Sinceramente una cosa del genere non mi è mai capitata. Non era mai capitato neanche a me di vincere. E lo sto dimostrando. Che non ne sarà capace. Lei deve essere matto. Può. Di questo cosa ne facciamo? Lei non saprà mai con quale punto l'ho sfidata a giocarsi 250 milioni. Ma l'unica condizione che le ho posta, mi sembra,
un dettaglio trascurabile. Va bene. Vedi su 250 milioni. Dai. Poker di donne. Beh, se vuole, mostrarmi il suo punto. Inutile.